E rieccoci, pronti ad andare avanti. Sto su un po' sul cacchio, che non possiamo... Non si può salvare... Oh la madonna! Non si può salvare. Mi sta molto sul cazzo. Oh, mi basta un colpo di questi sfigati. No! Ma che eri intrappolato dalla... 10 anni lì dentro, minimo. Ah! Mi ha ucciso, lo sapevo. E non da qua, dai. C'è questo qui con l'arco che ti uccide. Non capisco perché a volte ti dà l'R in rallentatore, oppure no. Devo ancora capire alcune cose. Comunque, respawnando, potete riprendere le pietre solari, quindi dopo un po' avrete di nuovo la roba. Se proprio fallite sempre la stessa cosa, potrete ripeterla tentandoci con le pietre solari. Questa praticamente era una vita, perché non mi ha dato praticamente nulla. Niente di potenziato. Wow. Questo è molto interessante. Lo sai? Ho trovato te in una grotta, proprio come questa. Lo vedi quel piedistallo? In alcune di queste grotte, il più delle volte, c'è un piedistallo al centro, senza niente sopra. Ma una volta, ti parlo di 20 anni fa almeno, ho trovato una grotta che era particolare. Si dice che questi posti un tempo fossero animati. E i reperti volassero come uccelli nelle grotte. Ma nessuno da generazioni li aveva mai visti. Fino ad allora, sul piedistallo c'era una sfera luminosa. Che è il mio corpo. Girava una costellazione dorata, rossa e blu. Allungai la mano, non so perché, e la sfera venne verso di me. Ci ho messo anni per scoprire i suoi segreti e per riuscire a centuplicare il suo potere. Ma alla fine ho risolto il mistero. Il risultato sei tu. Ehi, scendiamo a dare un'occhiata, eh? Qui potresti avere un fratello. Oppure quello lì potreste gabbiarti, potrebbe richiamarti. Chi è? Ah, va a cagare, Gob. Oh no, quello lì, no, no, no. Hai fatto cilecca. Eh no, la tripla. C'è tripla freccia addirittura. Ma manco i Dark Souls con una punta d'abilità. Cioè, non ho vita. Solo 2 attacchi. A parte che non ti vedo, telecamera. Ah, ne fai solo 2 tu, bastardo. Ah no, questo è il triplo. Inizio a imparare. Oh, una scatola, quella mi serve. Bastardo, figlio di puttana. Non vedo un ca... Alcune volte la telecamera impazzisce. Non è precisamente la migliore telecamera del mondo. Ah, questo l'ho visto nel trailer. Posso dirgli di stare in avanti? Vivi? Tutto ok, Doc. Ma è stato meglio. Sicuro? Perché ti ho visto molto meglio. Aia, e lui come fa il Doc da raggiungermi? Non è morto in un colpo? Complimenti. Scusa, Doc. Come mi raggiungi se quelle rocce sono cadute? Non chiediamocelo. Ma qua posso distruggere? No. Ce la fai? Aia. Bastardo.
bastardi. Ma va a cagare. Troppo bello fare il bull. Oh, l'ho sentito scavalcare. Bastardo! Oh, hanno un tempismo proprio, si sono protetti a vicenda con una sua cosa. Stavolta no. E mo che fai? Tre. Ma chi c'è qua che rompe? Ah, era la barricata. Altra pietra. Bene. Sono bello grosso, devo ammetterlo. Che bastardo, me ne hai evitate tutte. Oh. Scusa. Voglia di sconfiggerli proprio zero qua. Via, 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 via. Ma mi chiedo, gli altri dove saranno finiti? Un incontro imprevisto. Quel tipo di roccia è molto scivoloso. L'ho notato. La schivata non va un cazzo. Ha rotto la roccia, non è giusto. Non me l'aspettavo. E quindi anche questa roccia si può rompere? Assolutamente no. No, non ha fatto il doppio salto. Ma vuoi salire lì sopra? Bravo. Mi piacerebbe poter girare la telecamera. Che cazzo sei tu? Uno spammatore di granate. Occio. È come Junkrat, lascia per terra le bombette. Yuhu! Ovviamente i tuoi alleati non gli fai un cazzo, vero? Sono solo anti me quelle mosse. Non trovo più stanze segrete. Guarda che qua. E stai a chiami stanza segreta, una trivellina che mi ha dato un minimo di vita. Paura che qui. Aia. Come te ne sei. Come ve ne siete accorti, scusate? La fortuna che è attaccata in contemporanea. Ma se si distruggono ancora prima che io faccia qualcosa. Boss? Qualche tipo di boss? È bloccata. Dobbiamo tornare per forza indietro. Oppure. Io arretrerei un pochino. Ah, ciao. Ma sei impazzito? Oh! Fin
figlio di puttana, ma muori. La racchetta. Quanti danni? Accidenti a voi. Voi e il vostro padrone di merda. Vieni qui, scemo. Perché ci hanno attaccati, mi eh? Mi pareva di sentire dei rumori. Tutto bene laggiù? I tuoi robot ci hanno attaccato. Davvero? Vi avranno scambiato per dei goblin. Sono desolato. Controllerò il programma. Non fa niente, Victor. Già che c'ero, ho preso qualche reperto. Quindi non posso certo dire di sentirmi a pezzi. Sento dell'aria che viene da quella direzione. Andiamo a controllare. Esatto, erano... avevano molti reperti dentro. Adesso non insomma, mi attaccate. Non ha senso entrare in una miniera senza avere un po' di compagnia. Puoi trovarci di tutto. Goblin, guardiani. Più grande il tesoro, maggiore il rischio. Non mi dici niente se attacco i tuoi, eh? Mamma mia, i danni. Bravo, però occhio che colpisci me. Per questo avevo creato dei robot minatori. È molto più semplice scendere a recuperare i reperti se la tua potenza di fuoco è superiore. Scusa. Dopodiché mi sono dedicato alle guardie robot. Il concetto è lo stesso. Soltanto gli accessori sono un po' diversi. Tu cosa hai paura? È scappato. Nient'altro, amico. Se vuoi distruggo questo. Sai cos'è? Mi stava sul cazzo. Non gli dice niente. Va bene. Fate largo. Perché adesso non mi attaccano, eh? Non dici nulla? Ops. Siamo morti male entrambi. Sto dicendo, è morto male. È morto male anch'io, so. Mamma mia, che fine brutta che abbiamo fatto. Stavolta... no, come l'ho detto. Sto dicendo che stavolta aveva resistito. Oh. Non riesce a prenderli. Ce la fai? Vabbè, ti aiuto io. Non che posso aiutarlo, in realtà è morto. Mi chiedo, quelle bombette? Le bombette da dove le avete prese? Oh cazzo. Un bel assortimento, per fortuna li one shot. Sono diventato abbastanza grosso da one shotarli. Sì, sì, tu muori mentre io prendo un po' di roba. Oh. C'è la minuscola, ma prendiamola sempre, voilà. Olè, oh. Bam. No, volevo caderci sopra. Con lo scatto lì. Ma tu come sei arrivato fin qui, scusami? Ci siamo. Abbiamo trovato il rifugio dei goblin. Minchia, è un castello. Castello di legno, ma è un castello. Ryder, mi ricevi? Forte e chiaro, Doc. Abbiamo trovato un villaggio, forse è quello che cerchiamo. Vediamoci a 10 km nord dal nostro punto di atterraggio. Ricevuto, ci vediamo lì. Tutto qua. Come l'attraversa la miniera? È così in gamba che ci batterà sul tempo, anche se dovesse scalare 5 montagne. Preparati, Nak. Pronto.
Ho chiamato il resto delle mie truppe. Ci vediamo all'esterno del villaggio. Ok. Ma perché lo so io che quello lì è uno stronzo? E di qui, scusa? Mi butto giù. No, non ci posso neanche passare. Bello comunque, cioè nell'insieme... è piacevole agli occhi l'insieme. Non è la grafica massima, ma non è quello che voglio. Cioè, non è quello che... deve essere un gioco così. Deve essere abbastanza fluido, senza problemi. Mamma mia, mi stava per prendere. Certo, alcuni danni non li capisco, perché prima mi one shottavano, adesso non mi fanno un cazzo. Bene che sono grosso il triplo. Queste casse si rompono nel momento in cui arrivo io. Una cassaforte. Nak, puoi riattivare questo ascensore? Ah no, l'ascensore. E ovviamente tutto? Sono diventato piccolissimo, no? Il villaggio dei Goblin è oltre questo lago, lassù in cima. Ci siamo quasi.